E rieccoci qui, mi ritorno in mente con voi, non vi abbandona, sono le 17.39, siamo al Salone Internazionale del Libro, Samuel, ormai l'abbiamo detto, ridetto, però in queste puntate... Sembra che vuoi ricordarmelo, cioè proprio guardandomi sì, in faccia dicendo... ti vedo spaesato. Sei al Salone Internazionale del Libro, 35esima edizione, e stiamo parlando di narrativa per l'infanzia. Sì, adesso parliamo di una cosa veramente interessante, dai, Marta, raccontiamo un po' questo libro che veramente ha un'idea, secondo me, geniale, dai. Assolutamente geniale, uscito da pochissimo, edizione Astragalo, il titolo è Luprocesso e c'è di mezzo un lupo che è un pochino arrabbiato, no? Vuole capire come mai si sono dette certe cose di lui e vedere se sono vere oppure no. E per fare questo devono venire in aiuto, in soccorso, chiaramente i giovani lettori. Ma abbiamo qui con noi l'autrice di questo fantastico libro, Ginevra Vandreflor. Eccoci ciao qua. Ginevra, ciao Ginevra, ciao. Ciao, grazie. Come ti è venuta questa idea pazzesca? Sì, sì, ecco, proprio cioè, da come ti è partita questa idea? Raccontaci anche meglio tu, ovviamente, con le tue parole. Allora, io mi sono resa conto che il lupo in realtà è protagonista di un sacco di favole. È forse uno dei personaggi più spesso citati nelle favole. E mi è venuto in mente che tutto sommato non è mai citato come il buono. E quindi ho pensato che probabilmente lui era anche un po' stanco di essere descritto come il cattivo. Certo. E che fosse divertente farlo arrabbiare con gli stessi scrittori, con gli autori, quelli classici, fratelli Grimm, Perrault, oppure fino ad arrivare a Walt Disney, che nei Tre Porcellini ha fatto un cortometraggio, e anche a proprio quello che lo ha citato all'inizio, Fedro e Esopo, con la favola di Attenti al lupo che tutti conoscono e che è l'inizio di tutto, secondo lui. E quindi questo lupo decide di citare in giudizio gli autori e di raccontare un'altra storia, un'altra versione, con i suoi testimoni, con una cappuccetto rosso un po' particolare. Insomma, in realtà quello che sostiene è che gli autori hanno travisato. La cosa che secondo me era importante è, in un modo divertente, far capire ai giovani lettori che comunque se a seconda di chi racconta la storia può essere diversa e non sempre i cattivi sono come vengono raccontati. Certo. E che quindi è comunque importante ascoltare tutte le varie versioni e chi leggerà vedrà che la versione del lupo è completamente diversa, però non sappiamo se è quella vera. Certo. Assolutamente, potrebbe anche essere un furbone e con la faccia che ha, certo, il dubbio può venire. Eccolo, facciamolo qua. Vedere il libro. Eccolo. In camera sul canale 87 lo potete vedere, Luprocesso. Oltretutto ricordiamo che questa favola da cui appunto prende spunto il libro per poi arrivare anche a tutta un'altra parte di cui parleremo adesso e ha vinto il trofeo Baia delle favole premio Andersen del 2022. Sì, esatto. Proprio anche per l'originalità, immagino, veramente di sì, di e modo. Per il fatto che comunque era anche un modo per introdurre ai giovani lettori in modo evidentemente divertente una serie di favole classiche che non sempre, ahimè, vengono lette o sono conosciute, perché comunque ormai i nonni sono sprint, sono sempre in viaggio, non hanno tempo neanche loro e non tutti i lettori le conoscono, però è anche bello come dire, poter leggere le versioni originali che spesso sono anche sorprendenti nella loro crudezza. E il libro è strutturato in due parti praticamente, sì. C'è una prima parte della storia, una prima parte che è la favola. Che poi è quella che ha vinto l'Andersen e poi una seconda da parte sono gli atti del luprocesso, rimaniamo quindi nell'ambito del processo, del giudiziario e ci sono una serie di schede, vi faccio vedere questa, sì. Di schede di tutti, non so se... Si gioca qui, le schede di tutti gli imputati, perché in questo modo anche chi magari non dovesse aver fino in fondo capito di chi si stesse parlando può vedere chi erano i fratelli Grimm, chi era Perrault, chi erano tutti i vari autori presi in causa dal lupo. E anche il capo d'accusa, che è poi la favola che secondo il lupo è quella in cui l'hanno descritto male, gli hanno fatto arrivare questa brutta
e cattiva reputazione. Poi ci sono anche le schede dei testimoni, sì, e alla fine la parte del verdetto del giudice. Giudice, perché... sono i bambini, le bambine, sì, che leggono. Esatto, diciamo che alla fine la cosa che a me ha divertito molto è rompere la quarta parete e alla fine della favola far vedere che in realtà il giudice di questo processo non era dentro la storia, ma è fuori dalla storia, è il lettore che ha letto o ascoltato, se qualcuno lo ha letto per lui, tutta questa storia, perché è lui che può scegliere, può decidere se effettivamente gli autori hanno descritto male il lupo e quindi gli hanno fatto un cattivo servizio, l'hanno reso un cattivo servizio descrivendolo come cattivo, o se invece sono innocenti e il lupo è un furbastro che ha cercato di girare la frittata. E quello secondo me è molto importante, certo, perché permette ai lettori di capire che ascoltando la versione non soltanto di una campana, certo, ma tutte le varie versioni, informandosi, perché c'è la possibilità di leggere le storie e quindi capire quali sono gli effettivi capi d'accusa, e in generale appunto leggendo, si ha il potere di giudicare, che è molto importante, soprattutto in un momento in cui basta, sì, leggere un post su un social per pensare. Un'opinione, crearla così su poche basi, su poche fonti. Esatto. Guarda, un libro veramente con delle informazioni, dei messaggi, sì, molto importanti, un libro che è anche un gioco, un libro che ci fa andare indietro nella storia, a capire anche quali sono gli autori di un tempo, e tutto questo nel Lu Processo di Ginevra Van de Flor. Grazie mille. Posso dire soltanto, sì, l'ultimissima cosa? Le illustrazioni, sì, sono di un grandissimo disegnatore che si chiama Giorgio Sommacal, e che aveva disegnato anche Lupo Alberto e Cattivic, quindi di lupi cattivi. Se ne intende, se ne intende moltissimo. Grazie. Grazie.